ha fatto le 17.30 perché alle 19 c'è la partita, c'è la Juventus che gioca in Champions. Quindi questo, diciamo, l'orario che abbiamo, che la Lega ha deciso di far effettuare la partita di domani. Chi più tra Padova e Pescara voleva giocarla a tutti i costi domani questa partita? Il Pescara voleva giocarlo a tutti i costi, sì, il Pescara voleva giocarlo, con il regolamento dice che ci deve essere l'accordo tra le società, per cui il Pescara voleva giocarlo, ben venga, la giochiamo anche noi, cioè non è la fine del mondo, che poi il Pescara deve andare a giocarsi sabato, quindi contento il Pescara, contenti anche noi. Presidente, è la prima volta che a Padova viene rinviata una partita per pioggia, diceva il collega Stefano Edel, c'è sempre una prima volta. C'è sempre una prima volta, dai, chissà che sia la prima e l'ultima volta. D'altronde il campo era stato rifatto nuovo, per cui giocarci sopra e magari sospenderlo tra il primo e il secondo tempo avrebbe voluto dire rovinarlo e domani ritrovarci un campo in condizioni disastrose. Le previsioni sono abbastanza positive per la giornata di domani, per cui fino alle 5:30 c'è il tempo che è necessario perché dreni bene e quindi spero domani di trovare un bel campo. Le chiedo una cosa sulla formazione che oggi aveva preparato Bisoli, una squadra da battaglia, un modulo diverso da quello solito adottato dal tecnico biancoscudato? No, oggi aveva variato qualche interprete, ma tenendo conto anche delle tre partite in una settimana, e è tornato al 4-3-1-2, che è poi il modulo che abbiamo già utilizzato in un'altra partita quest'anno, che era il modulo dell'anno scorso. E aveva un po', diciamo, rinforzato il centrocampo. Visto che è venuto ai nostri microfoni, noi la ringraziamo, le chiedo proprio su questa partita un suo pensiero. Adesso a quasi 24 ore, una gara difficile per il Padova, ma anche per il Pescara, contro un Padova che in casa sa farsi rispettare. Beh, è sicuramente una partita difficile per noi e anche per loro. È chiaro che loro vengono da un periodo di ottimi risultati, viaggiano sull'onda dell'entusiasmo, noi siamo reduci da una sconfitta che ci brucia un pochettino per come è maturata, che è maturata alla fine, però insomma sappiamo che la B è questa, non bisogna abbassare la guardia, sappiamo che abbiamo un ostacolo tosto da superare, ma cercheremo di vendere cara la pelle anche noi. Sulla panchina del Pescara, e poi la ringrazio, c'è Giuseppe Pillon, che del Padova è stato prima giocatore e poi allenatore. È un grande mister, sta facendo un ottimo lavoro, e è un po' padovano dentro, ma penso che sia più contento che vinca il Pescara ovviamente, però insomma io mi auguro che sia una bella partita come mi aspettavo questa sera, la dobbiamo rimandare di 24 ore.